Federico Bartolomei e ho il compito di aprire questo primo webinar Ango che facciamo in collaborazione con Adaptica, uno dei nostri partner che ci segue da sempre, dall'inizio di questo progetto. Fra qualche giorno si sarebbe dovuto tenere il nostro sesto convegno nazionale, tuttavia questa emergenza Covid-19 ci obbliga, come tanti, a spero una piccola pausa nelle nostre attività. Abbiamo così deciso di cogliere questa occasione per dare qualche informazione tecnica sui servizi e, perché no, per far conoscere ulteriormente questo progetto a tanti che magari non lo conoscono ancora. Un'informazione tecnica di questo webinar è che avete tutti la possibilità di fare delle domande e potete scrivere nella chat che vedete sotto il monitor e verrà tutto registrato così che eventualmente potrà essere possibile anche una nuova visione di questo che verrà posizionato sul sito www.amgo.it. Faccio partire anche le slide. E eccoci qua. Continuo con le informazioni tecniche. Il convegno che doveva essere appunto l'8 maggio verrà spostato, pensiamo, nel mese di dicembre. Stiamo ancora osservando un po' la situazione, ma dovrebbe essere intorno all'11 dicembre come data. Aspettiamo ancora un attimo a dare conferma. Un altro dato tecnico che ci tengo a dare, visto che tanti ci stanno scrivendo in questi giorni, è riferito al bando AMGO IRIFOR per i contributi economici per supportare le attività di screening sul territorio nazionale. In tanti ci state scrivendo, in tanti ci state chiedendo informazioni. So che la data limite per il bando IRIFOR era il 20 aprile, ma state tranquilli perché è stata prorogata al mese di ottobre. Quindi con tutta calma potete usare questi giorni per organizzare, per pensare a dei progetti da proporci. E quindi c'è tutto il tempo, speriamo dopo l'estate di ripartire con i giusti tempi, la giusta calma per fare un bel lavoro. Il progetto AMGO, che cos'è? Per chi non lo conoscesse, appunto, prende spunto da un'iniziativa personale di un genitore che ha vissuto un'esperienza di diagnosi tardiva su un proprio familiare di ambliopia e si è fatto lui stesso promotore appunto di uno screening che è partito da un quartiere di Bologna. Qui vedete nella slide la foto è Vittorio, appunto il genitore. Abbiamo fatto questo primo screening sul quartiere e vedete che su 483 bambini, nel 12% dei casi è emersa una difficoltà visiva, un problema visivo di una discreta importanza, quindi meritevole di un controllo oculistico. Alla luce di questi dati, l'anno successivo, nel 2013, abbiamo deciso, con l'appoggio dell'Istituto dei Ciechi Cavazza, dove lavoro, e con la sinergia delle sezioni dell'Unione Italiana Ciechi a livello nazionale, di creare un vero e proprio progetto di respiro nazionale con un'iniziativa di formazione importante, il convegno, e con tante iniziative di screening su tutto il territorio, proprio grazie alla collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi. E proprio nel 2013 abbiamo ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute, che è stato per noi un grande premio per il lavoro svolto. Brevemente, il percorso di screening come avviene? Abbiamo una prima fase di comunicazione al cittadino, dove si convocano i bambini a cui fare lo screening. L'età target nostra è dai 12 ai 35 mesi. Perché questa età? Perché di fatto sappiamo tutti che oltre è bene fare una visita oculistica completa e anche una valutazione ortotica completa, quindi diciamo, pensiamo che questa fase di screening sia molto sensibile appunto per quest'età 12-35 mesi. Una fase di screening da organizzare in una struttura, io dico di quartiere o comunque in prossimità, dove insomma il cittadino sia comodo a giungere, e il rilascio di referti, di esiti di screening che hanno un determinato codice. Noi abbiamo diviso in codice, quindi un codice rosso. Ciò vuol dire che c'è un problema meritevole di visita oculistica. Codice arancione, magari un elemento di rischio che deve far aumentare l'attenzione da comunicare al pediatra, che il pediatra in questo circuito è fondamentale. E un codice verde, come dice che al momento non c'è necessità di fare controlli immediati, ma si consigliano quelli che sono il protocollo di controlli da seguire nel tempo.
Questo è un diagramma che spiega un po' meglio il funzionamento, quindi abbiamo una fase iniziale di informazione e di sensibilizzazione del cittadino, di cui se ne fa carico l'Unione Italiana Ciechi o gli istituti afferenti all'Unione Italiana Ciechi, e il pediatra anche, vedete, perché il pediatra ha un ruolo importante nella comunicazione col genitore. Una prima fase di screening con l'ortottista, un'eventuale visita oculistica qualora lo screening dia esito positivo, visita che si conclude o dall'ottico se è necessaria una prescrizione ottica, oppure con il rilascio di un referto che è bene sempre restituire al pediatra, che così ha in mano la situazione del piccolo paziente. L'operatore per lo screening. Beh, ovviamente nel nostro progetto abbiamo selezionato l'ortottista, un po' perché lo dice la legge, un po' perché comunque diversi studi a livello internazionale hanno rilevato una migliore efficacia di programmi di screening condotti dagli ortottisti. Quindi, diciamo, sia la legge, la normativa che la letteratura ci dicono che l'ortottista è il profilo ideale per questo tipo di screening. L'esame come viene condotto? Allora, a tutti viene fatta una videorefrattometria, dove attraverso la videorefrattometria appunto rileviamo la presenza di una ametropia che può essere un fattore di rischio ambliopigeno e anche uno strabismo manifesto. Esiste poi un secondo step: nel momento in cui abbiamo un dubbio, chiediamo all'ortottista di fare un approfondimento anche in fase di screening, controllare i riflessi corneali, una motilità, un cover test, di modo da avere una conferma ulteriore su quello che è l'indicazione della videorefrattometria. Appunto, cosa cerchiamo col videorefrattometro? Il fattore di rischio ambliopigeno, soprattutto legato alla presenza di un vizio refrattivo. Pensiamo com'è complicato anche vedere le ametropie, le anisometropie, o in presenza di assi dritti, comunque ametropie elevate, quindi questo ci dà un grosso aiuto. Come vengono analizzati i dati? Vengono presi in esame le ampiezze dei visti di refrazione in relazione all'età del paziente. E per fare questo noi seguiamo le linee guida EPOS, che voi vedete in questa schermata. Prendiamo ad esempio in esame l'età di riferimento nostro, 12-30 mesi. Noi sappiamo che per un astigmatismo superiore alle 2 diottrie, un'ipermetropia superiore alle 4,5 diottrie, un'anisometropia superiore alle 2 diottrie e mezzo, una miopia superiore alle 3,5 diottrie, è necessario e utile fare un controllo oculistico. Ovviamente anche in presenza di uno strabismo manifesto che può essere visto in maniera piuttosto semplice. Siamo andati un po' oltre, però. Va bene basarsi sulla letteratura, però volevamo essere ancora più prudenti, e allora abbiamo fatto introdurre un software specifico che ci aiuta in quello che è l'inserimento dei dati nella sua interpretazione. Noi dal videorefrattometro, ecco, la videata che vedete adesso è il retro del videorefrattometro, quindi diciamo la schermata, la videata che l'operatore tiene in mano mentre fa il test. Ecco, noi dall'esame ricaviamo un valore refrattivo, però chiediamo di inserire degli elementi che possono essere di rischio, come l'anamnesi familiare positiva per ambliopia, di modo che, se vedete nel riquadro in basso a sinistra, anche in presenza di una videorefrattometria all'apparenza nella norma, nei limiti, però la presenza di una familiarità positiva fa sì che scatti automaticamente quel codice arancione, cioè ovvero non c'è un problema serio immediato, non abbiamo trovato un problema da risolvere e da scongiurare subito, però sappiamo che c'è questo fattore di rischio, rammentiamocelo, comunichiamolo al pediatra, all'oculista, a tutti quelli che ci seguono. Oppure, ad esempio, nel codice rosso in alto a destra, pur in presenza di una refrazione all'apparenza normale al videorefrattometro, che ricordiamo è miosi, quindi insomma, con tutti appunto i limiti che ci possono essere, però se l'ortottista in questo caso rileva una sua valutazione qualcosa, un'anomalia orbitofacciale, un qualcosa che faccia supporre che ci sia un problema, automaticamente viene trasformato in un codice rosso e quindi meritevole di visita oculistica.
Sotto vedete codice giallo. Codice giallo è un codice che abbiamo introdotto perché alle volte gli screening vengono comunque pazienti che sono già in cura, che sanno già di avere un problema. In questo caso non è che, se, che rimandiamo una nuova visita oculistica per completare la fase di screening, semplicemente ne prendiamo atto e rilasciamo un referto dove consigliamo di proseguire nei controlli che svolge regolarmente. Qui vedete invece gli esiti che vengono rilasciati al termine dello screening. Vedete un esito codice rosso, noterete che c'è un astigmatismo molto elevato, in questo caso 4 diottrie a 603 e 3,75 diottrie a 68, ecco, in questo caso è un chiaro codice rosso. A sinistra invece vedete un altro esito con invece valori ritenuti nella norma per età, e in questo caso viene attribuito un codice verde. In letteratura questo tipo di screening porta un 15-20% di codici positivi su appunto 100 bimbi visitati. Dalla nostra esperienza, ormai grazie alla collaborazione di tanti oculisti, ortottisti, abbiamo già valutato migliaia di bimbi un po' in tutta Italia, forse ci attestiamo più a un 10-15%, comunque più o meno siamo in linea con quello che è che sono le indicazioni della letteratura. Questo progetto, che ci permette di fare piccole iniziative di screening, di fatto ha un ruolo importante che colpisce molte più persone a livello di educazione sanitaria, perché comunque sì, per una piccola quota che viene allo screening, c'è una grande quota di persone che comunque o tramite social o tramite le conferenze stampa o tutti i canali sente parlare di ambliopia e viene sensibilizzato sull'importanza di un'attività di screening nell'infanzia. Ecco, vi do qualche dato che abbiamo recuperato con un questionario che chiediamo di compilare a tutti i genitori al momento dello screening. Ecco, solo il 49% dei genitori afferma di conoscere il significato di ambliopia. Voi pensate che sono tutti genitori giovani, perché ovviamente i bimbi sono piccoli. Il 31% dei genitori crede che l'ambliopia possa essere recuperata tranquillamente in età adulta. Peraltro, lo stesso 58% dei genitori si sottopone con regolarità a visite oculistiche. Il 31% non conosce la differenza fra oculista, ortotista e ottico. E la principale fonte di informazione in tema sanitario pare essere i social, oppure amici e parenti per un 39%. Quindi ecco, ci muoviamo anche in un ambito del genere e quindi credo che la sensibilizzazione sia quanto mai necessaria e opportuna. Chiuderei con questa slide, perché tutti noi sappiamo, chi si occupa di screening, di prevenzione, che non esistono dati certi in merito all'impatto dello screening sulla prevalenza dell'ambliopia. Tuttavia, lo screening può rilevare anomalie visive che, se non corrette, possono interferire negativamente nella vita quotidiana dei piccoli pazienti. Quindi, per quanto mi riguarda, viva lo screening, viva la prevenzione. E passerei adesso la parola a Luca Rombetto, oculista, che entrerà più nello specifico in merito a quella che è la correzione ottica nei bambini più piccoli. Luca, ti passo la parola. Grazie mille Federico per questo invito e per questa opportunità. Sicuramente ci serve qualche piccolo presupposto per cominciare questa chiacchierata. Che cos'è l'ambliopia che ci preoccupa tanto? È quella diminuzione della vista in uno o in entrambi gli occhi che si verifica nell'infanzia. Normalmente ne sentiamo parlare come occhio pigro ed è una delle cause di disabilità visiva più importanti in età pediatrica. Questa situazione può verificarsi di fatti per diverse cause. Una deprivazione visiva, ad esempio, come un ostacolo, la cataratta congenita o un'aptosi, oppure possiamo avere o ancora una anisometropia, una condizione nella quale si ha una differenza di rifrazione tra i due occhi. Il problema principale è che questa situazione può essere silente, ed è una parola questa importante, perché il bambino, a differenza di un adulto, non riferisce di avere questa difficoltà della vista o di non vedere bene. Questa condizione può naturalmente sconvolgere il normale sviluppo visivo, perché l'occhio e il cervello andranno ad elaborare in maniera anomala l'input visivo. Ed è la plasticità cerebrale che, esposta a queste condizioni, andrà a determinare,
questo anomalo sviluppo dell'acuità visiva e della capacità visiva in toto. Qual è la conseguenza? Un calo della vista che, se non viene trattata in maniera tempestiva, può portare poi a quello che è un deficit permanente anche nell'adulto. Allora, perché la parola tempestiva? Perché la tempestività è sicuramente fondamentale. La tempestività della diagnosi e della terapia, perché il danno è recuperabile, ma fino ad un certo punto. Quella che è la fase plastica, infatti, che da una parte determina la problematica, dall'altra neanche la soluzione. Rappresenta infatti quella finestra di tempo nella quale gli effetti di questa deprivazione sono reversibili, grazie alla capacità del cervello di rimodellarsi, però va a chiudersi intorno agli 8, massimo 10 anni. E allora in questa fascia d'età che si gioca la partita più importante, anche perché prima si interviene, maggiori saranno le possibilità di recupero. Allora è trattabile, sì, è trattabile, ma in base alle diverse cause dovremmo avere delle strategie differenti. In alcuni casi sarà sufficiente dare un occhiale, in altri casi bisognerà prescrivere un bendaggio, in altri casi ancora sarà necessario intervenire chirurgicamente. E allora lo screening con il test del riflesso rosso, una prima visita oculistica entro i 3 anni e tutte queste procedure di screening sono tappe fondamentali per inquadrare il bambino. Va da sé che un progetto come quello organizzato da AMGO regala ai bambini e i futuri adulti e lavoratori di domani un'occasione importantissima, perché ci permette di intercettare presto potenziali problematiche visive, oltre a fare anche informazione sul territorio. E tutto questo, tornando al discorso della plasticità cerebrale, significa regalare a quel bambino maggiori possibilità di ripristino visivo in caso di anomalie. Quindi sicuramente un messaggio molto importante è: prima andiamo ad agire, più opportunità di guarigione ne andiamo a regalare ai bambini. E poi soprattutto non bisogna rimandare o procrastinare le visite perché il bambino è troppo piccolo, è un concetto questo assurdo. Il personale oculistico e ortottico formato in maniera specifica nell'ambito pediatrico ha tutte le competenze, tutte le strumentazioni per poter visitare un bambino di pochi giorni e pochi mesi di vita. E detto questo, vorrei passare quindi al discorso, un attimo solo che vorrei cambiare la slide, del riflesso rosso, perché ci siamo detti che la tempestività è fondamentale, naturalmente il riflesso rosso è una tappa cruciale, perché ci permette di individuare presto potenziali patologie, sia congenite o anche acquisite, del segmento anteriore e posteriore. Tra queste dobbiamo ricordare le opacità corneali, la cataratta, i colobomi iridei e cororetinici, il retinoblastoma, ma anche aniosometropie e strabismi. Cosa dobbiamo ricercare? Dobbiamo ricercare asimmetrie della luminosità, zone scure del campo illuminato, una anisocoria o una leucocoria. Quando andrebbe effettuato il test? Beh, a tutti i neonati al punto nascita, oppure comunque entro la quarta settimana di vita, nonché poi ad ogni visita inserita nel bilancio di salute dei pediatri di famiglia. E in caso di anamnesi familiari positive per patologie ereditarie, come la cataratta congenita o retinoblastoma per l'appunto, il bambino andrebbe indirizzato direttamente allo specialista. E anche in questo caso quindi il test deve essere effettuato perché così precocemente? Proprio perché una prognosi, una diagnosi precoce permette una prognosi oculare ma anche quod vitam nettamente migliori. Ci sono delle linee guida italiane? Assolutamente sì, la SIOP, la Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica, ha stilato delle linee guida che sono anche consultabili sul sito di internet della società stessa. E allora l'esame dei potenziali difetti di refrazione diventa una tappa, un momento cardine per prevenire l'insorgenza dell'ambliopia. Uno studio pubblicato sul Clinical Ophthalmology nel 2016, qualche anno fa, ha messo in evidenza come il VideoRef sia uno strumento importante, molto importante in certi contesti. Ad esempio, il VideoRef è maneggevole, è capace di catturare l'attenzione del bambino facilmente, è semplice da utilizzare anche per quegli specialisti non abituati ad utilizzare frequentemente lo schiascopio, binocularmente va ad indurre la stessa quantità di accomodazione, una convergenza ininfluente, ed è rapido. Tutto questo va associato al fatto che il VideoRef ha un elevato valore predittivo negativo, è più sensibile che specifico, e questo lo rende un test ottimo per escludere il soggetto sano. Il VideoRef diventa così uno strumento ideale per le esecuzioni degli screening.
ci permette di individuare quei pazienti a rischio, sia per problematiche legate alla motilità oculare che alla refrazione, e questo modo di pianificare anche visite di secondo livello. Tuttavia, dobbiamo però ricordare che il VideoRef non può essere usato poi per la prescrizione lenti, perché soltanto la schiascopia la può sostituire, diciamo ci può essere d'aiuto, ma la schiascopia è l'esame indispensabile per la prescrizione di un occhiale in età pediatrica. Anche la ciclopegia è una tappa fondamentale. La ciclopegia risulta indispensabile perché c'è un'influenza molto importante dell'accomodazione su quella che è la situazione refrattiva di un bambino. Noi consigliamo di utilizzare il ciclopentolato all'1% per due volte a distanza di un quarto d'ora, eventualmente con tropicamide, soprattutto nelle iridi molto pigmentate. Ed effettuare una retinoscopia dinamica prima della ciclopegia ci permetterà anche di avere una valutazione di quello che è lo stato accomodativo. A questo punto abbiamo effettuato lo screening con il VideoRef, abbiamo individuato dei pazienti a rischio, abbiamo effettuato eventualmente in questi pazienti a rischio anche la visita ortottica ed oculistica, vogliamo sapere quando e come correggere questi difetti della refrazione. Una prima distinzione veramente importante deve essere fatta tra i pazienti che abbiano o meno anisometropia e una presenza di anomalie della motilità oculare. Perché? Perché questi parametri determineranno delle scelte diverse nella prescrizione delle lenti a parità di difetto refrattivo. Partiamo allora dalla ipermetropia. Nelle anisometropie e nelle esotropie, in questi pazienti con ipermetropia, dobbiamo dare una correzione totale. E sono proprio le ipermetropie moderate che presentano spesso l'esotropia accomodativa, perché nelle ipermetropie più elevate spesso non c'è strabismo a causa della mancanza proprio dello sforzo accomodativo legato a questo alto potere. Anche all'ipocorrezione, perché questa espone ad un rischio di esotropia. Ipocorreggere di 2-3 diottrie è una scelta fortemente strabogenica, perché il paziente è in grado di compensare a così di sviluppare uno strabismo accomodativo. Non solo, questo potrebbe essere erroneamente considerato parzialmente accomodativo, e se effettueremo una chirurgia potremo avere una exo consecutiva. Abbiamo citato l'esotropia accomodativa refrattiva, e perché è importante la correzione totale? Beh, è fondamentale per rilassare l'accomodazione, per evitare che ci sia uno stimolo di convergenza. E in questi pazienti una lente va prescritta anche a pochi mesi di vita, per tutta la giornata, perché se periodicamente il bambino non la indossa, non andrà mai a rilasciare l'accomodazione. Passiamo poi alla miopia. Sicuramente nelle anisometropie e nelle exotropie la correzione deve essere totale. Se parliamo di miopie lievi, di 2-3 diottrie, senza anisometropia e strabismo, allora possiamo correggere anche dopo i 2-3 anni di vita. Nelle forme medio-elevate di 3 o superiori alle 3-4 diottrie, beh, queste sono più ambliopigene e in questi casi dobbiamo dare una correzione totale. E fare anche attenzione alle potenziali lesioni organiche come retinoschisi o alterazioni pigmentarie. Fare attenzione anche ai possibili astigmatismi che spesso vanno ad accompagnarsi e che devono essere corretti sempre. Anche in questo caso non dobbiamo mai consigliare di togliere gli occhiali ad un bambino da vicino per leggere, perché potremmo far instaurare una ipoaccomodazione, che poi porterebbe ad una insufficienza di convergenza e ad un'eventuale exodeviazione. È ottimale, se possibile, prescrivere la lente intorno ai 3 anni di vita, l'età nella quale comincia una maggiore interazione con gli oggetti e una maggiore distanza. Ed è indispensabile correggere completamente sempre l'astigmatismo eventualmente associato. Si parla a volte della ipocorrezione per rallentare la progressione della miopia. Beh, su questo non ci sono evidenze scientifiche, anzi c'è uno studio di Chung del 2002 che ha mostrato l'esatto opposto, anzi ha visto proprio come una ipocorrezione poteva portare ad una visione offuscata e quindi ad un aumento della miopia. Da questo punto di vista il WESPOS, la società mondiale, ha stilato un elenco di aspetti che non funzionano, aspetti che potrebbero funzionare, e invece aspetti che funzionano, e tra quest'ultima categoria ha inserito soltanto l'esposizione alla luce solare e l'utilizzo dell'atropina allo 0,01%, ma questo è un argomento molto vasto che richiederebbe sicuramente una trattazione a parte. E concludiamo quindi con l'astigmatismo.
quali sono le forme più ambliopigene? Sicuramente quelli obliqui, gli ipermetropici al di sopra di una diottria e mezzo e controregola. Un astigmatismo obliquo è più ambliopigeno perché induce delle deformazioni delle immagini in direzioni differenti. I miopici misti, diciamo che sfruttano meglio quello che è il cerchio di minor confusione e compromettono così meno lo sviluppo visivo. Dobbiamo correggere sopra una diottria e mezza, due, fino a uno o due anni di vita e sopra una diottria a partire dai tre anni. Una correzione che deve essere totale e a permanenza. I bambini accettano più facilmente la correzione dell'astigmatismo, quindi non dobbiamo mai porci il problema di non dare la correzione totale, anche perché è veramente difficile che abbiano i cosiddetti disturbi della localizzazione egocentrica, che poi portano a una difficoltà nell'accettare l'occhiale. Questa cosa in età pediatrica non si verifica, quindi possiamo dare tranquillamente una correzione totale e fare molta attenzione a quella che è la centratura poi della lente. Bene, a questo punto io passerei la ad Emilia per proseguire il nostro webinar. Ah, non si sente Emilia. Vuoi ricaricare il sito? Non sento Emilia io. Ok, e allora buon pomeriggio. Adesso ti sento. Non si è sentito nulla di quello che hai detto. Vabbè, ricomincio. Navigherete con me nel mare magnum della letteratura per capire un po' quanto c'è di giusto e sbagliato su quello che noi facciamo e per confrontarci anche con le esperienze del resto del mondo. Allora, se posso avere le slide... Ok. Allora, cominciamo con, intanto vi premetto che io ho utilizzato, non ho utilizzato nella ricerca su PubMed le parole collegate ai metodi, anche per avere, visto che noi utilizziamo il metodo del videorefrattometro, anche per avere una visione un attimino più obiettiva. E questo è quello che e questi sono i risultati. Ovviamente i lavori sono di questi ultimi due anni, 2018-2019 e i primi mesi del 2020. Qui abbiamo un lavoro pubblicato sul Journal of Ophthalmology del Middle East Africa, in cui chiaramente lì hanno anche delle... La possibilità di applicare delle metodiche quanto più semplici possibili, e qui a loro hanno utilizzato il test di Bruckners per evidenziare eventuali errori refrattivi e hanno anche comparato l'utilizzazione di questo, l'esecuzione dei test da personale oftalmologico, cioè da medici oculisti e da personale non oculisti, che hanno fatto uno studio comparativo. Anche qui hanno trovato un'elevata componente di vizi refrattivi e hanno trovato che tutto sommato questo metodo, per quelle che sono le loro risorse, riesce a essere abbastanza affidabile nell'individuare delle alterazioni. Poi abbiamo questo lavoro effettuato in Israele, in cui si cerca di capire qual è l'evidenza sul vision screening, sugli screening visivi in età prescolare. È molto interessante perché qui fanno anche delle considerazioni di politica sanitaria, chiedendo alla fine di inserire
Assolutamente, gli screening visivi in quello che il basket of service, come lo definiscono loro, coperto dal sistema sanitario nazionale, che prevede tutta una serie di test da effettuare, soprattutto per i bambini, di prevenzione, di inserire assolutamente non solo quello dello screening visivo, ma possibilmente anche quello del sotto, al di sotto dei 3 anni. Sottolineo quanto sia importante che lo screening venga effettuato al di sotto dei 3 anni, e qui hanno usato il video refrattometro. Poi abbiamo un lavoro sul screening visivo nell'infanzia effettuato nello stato degli Hawaii, anche qui con un video screener. Pronto? Federico, hai il microfono acceso. Utilizzando un video screening. Anche questo è più o meno la nostra metodica, la metodica ANGO, perché poi il bambino viene inviato alla visita oculistica, e anche qui evidenziano quanto sia importante l'individuare quanto più precocemente possibile il vizio di refrazione, onde evitare ambliopia. Passiamo agli altri. Ah, questo invece, qui siamo in Canada, nello stato dell'Ontario, che è lo stato più popoloso del Canada, e questo è un lavoro in cui si illustra come è stato dato il video refrattometro, cioè il vision screening è stato fatto dai pediatri di base, diciamo. E anche qui si evidenzia quanto sia importante, ritorniamo sempre con le solite considerazioni, e si chiede agli stati, alle politiche nazionali, di intervenire per istituzionalizzare e rendere quanto più omogeneo lo screening visivo in tutte le, diciamo, per tutta la popolazione. Anche un altro studio, per quanto evidenzia quanto è importante, che peso può avere lo screening visivo, soprattutto qui evidenziano, però questi lo fanno solamente nell'età scolare. Quindi è, diciamo, una visione parziale di quello che può essere, anche se poi loro al termine del lavoro evidenziano quanto può essere più importante intervenire ancora prima dell'età scolare. Di questo dei cinesi ne parlerei alla fine. Vediamo invece... questo è un lavoro molto interessante, perché si evidenzia quanto è importante la precocità dell'intervento dello screening visivo, ma la cosa che è molto importante è che loro arrivano a queste considerazioni anche considerando la performance scolastica, il rendimento scolastico nei bambini, chiaramente in età scolare. Cosa hanno trovato? Che le basse prestazioni scolastiche, il basso rendimento scolastico dei bambini è più elevato in quelli che hanno dei difetti visivi rispetto a quelli che non ce l'hanno. Quindi quelli che non ce l'hanno hanno delle prestazioni migliori, ma questo non ci stupisce, perché è da tempo che i neuropsichiatri ci sottolineano come, essendo che l'80% del apprendimento cognitivo avviene attraverso la vista, gioco forza, se la vista è limitata il bambino avrà anche delle difficoltà a portare a termine i suoi compiti. Anche questo è quello che segue, anche qui sempre il photoscreener negli studi pediatrici. Soprattutto è stato trovato estremamente efficace
perché si presta molto, come sappiamo, all'uso nei confronti dei bambini molto piccoli, bambini non collaboranti e quindi di conseguenza anche in bambini che hanno un handicap, perché è molto rapido e consente di accendere, diciamo, un alert in modo da mandare il bambino immediatamente alla visita oculistica. Allora, anche qui abbiamo l'ultimo degli spagnoli che ci parla dei vantaggi delle limitazioni e di una diagnosi accurata tramite il fotoscreen per una individuazione precoce dell'ambliopia. Anche qui fanno un review di quella che è la letteratura, di quelli che sono soprattutto le metodiche usate, e concordano, segnalano che quello dell'intercettazione del vizio della metropia molto precocemente fatta col video referee, con l'auto referee, no, video referee, scusate, risulta essere la miglior metodica per le caratteristiche che ha. Concludendo con la letteratura, ritornerei a quello che è il lavoro pubblicato dal British Journal da un gruppo di cinesi che stabilisce fa un esame, un review sistematico e una meta-analisi su circa 60 studi. Che sono dei dati pubblicati prima del 20 ottobre 2018. È stata stimata una prevalenza dell'ambliopia del circa il 95%, naturalmente a secondo di regione ed età, in maniera diversa. Quindi la meta-analisi di questi 60 studi ha dimostrato che la prevalenza dell'ambliopia è dell'1,44%. In Europa però questa percentuale, cioè 1,40% in tutto il mondo, in Europa questa percentuale sale al 2,90%, Nord America 2,40% ed è ovviamente più alta rispetto all'Asia e all'Africa. La prevalenza più alta è stata riscontrata in soggetti che hanno più di 20 anni di età. Non ci sono differenze per quanto riguarda il genere. La cosa più interessante di questo studio, essendo uno studio che prospetta quelle che possono essere, in base ai risultati finora ottenuti, prospetta quello che può essere la situazione nel futuro, si stima che 99,2 milioni di persone con ambliopia dovrebbe essere nel 2019, aumentare fino a 175 milioni nel 2030 e 221 milioni nel 2040. Quindi conclude sostenendo che l'ambliopia sta diventando un problema visivo significativo in tutto il mondo ed è di grande importanza disegnare e implementare lo screening dell'ambliopia. Anche attraverso un trattamento e un intervento di sanità pubblica. Vediamo allora a questo punto cosa dice la sanità pubblica, cioè cosa dice l'organizzazione più importante dell'OMS. Nell'ultimo piano di azione globale della salute oculare universale, che pubblica periodicamente, nel più recente, secondo i dati disponibili per il 2010, l'80% dei deficit visivi, cecità inclusa, è evitabile. Ed è un dato veramente che fa riflettere. A livello mondiale le due principali cause dei deficit visivi sono errori di rifrazione non corretti nel 42% e la cataratta nel 33%. A questo punto ci sono state delle risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità che dovrebbero essere delle linee guida a cui tutte le politiche di tutti i paesi del mondo dovrebbero fare riferimento nella loro organizzazione e pianificazione sanitaria. Uno dei punti fondamentali è che in tutti i paesi è fondamentale valutare l'entità e le cause dei deficit visivi e l'efficacia dei servizi. In seguito a questo, chiaramente,
attuare dei servizi di assistenza, ma soprattutto avere anche la possibilità di attuare un monitoraggio e la valutazione dei servizi di assistenza oculare e dei trend epidemiologici, cosa fondamentale, delle patologie oculari dovrebbero essere integrati nei sistemi informativi sanitari nazionali. Quindi bisognerebbe arrivare a un'elaborazione e un'attuazione di politiche e piani nazionali per la prevenzione dei deficit visivi evitabili, che rimangono naturalmente i pilastri dell'azione strategica. Ora, cosa dire di altro? Cioè, è chiaro che noi con il nostro progetto che portiamo avanti da tanti anni abbiamo un unico target, che è la cosa più importante, che le istituzioni si convincano ad organizzare una rete di screening su base nazionale, che possono essere naturalmente effettuati e organizzati a livello regionale, ma devono avere assolutamente una regia nazionale, perché non possiamo più assistere a questo spettacolo di screening a macchia di leopardo, fatti da una parte in una maniera e da una parte in un'altra. Devo dire che i migliori, ora io non voglio difendere la mia categoria, ma quelli studiati tra oculisti e ortottisti risultano essere sicuramente i più organici, più accreditati, quelli che hanno un significato migliore. Quindi aspetto le vostre domande. Mi sembra di aver detto quasi tutto. Se avete delle perplessità o delle domande da farci, siamo qui. Bene, riprendo un attimo la parola io, giusto per una comunicazione tecnica, perché ho visto che durante il webinar si sono connesse altre persone. Ecco, per chi avesse perso l'inizio, sarà possibile vedere registrata questo webinar sul sito AMGO nei prossimi giorni. E ricorderei a tutti che c'è possibilità di fare domande sulla chat che vedete, quindi così da poter dare la possibilità di rispondere a noi e a tutti i relatori. Io nel frattempo avrei una domanda per Luca, perché hai parlato di anisometropie, ma se potreste approfondire il discorso anisometropie, tolleranza di correzione, oggi si parla anche molto di lenti a contatto nell'infanzia, cosa ci puoi dire di più? Sì, sicuramente il discorso anisometropia è delicato e bisogna fare sempre attenzione proprio per l'attenzione ad evitare tutto quello che può essere correlato poi all'insorgenza dell'ambliopia. Sicuramente ricordarci che le forme ipermetropiche e astigmatiche di anisometropia sono quelle più ambliopigene, anche perché, come dire, il bambino con difetto miopico ha comunque una capacità di interagire nelle immediate vicinanze ed è nei primi anni di vita quello il suo reale mondo che lo circonda. Poi un altro aspetto interessante è che ci possono essere diversi tassi di fissazione nei due occhi che portano così ad una anisometropia transiente. Però diciamo che questo può succedere per valori che si mantengono entro le 2, 2, 3 e mezzo di anisometropia. È difficile che una anisometropia che supera le 3 diottrie poi dopo a diminuire, a scomparire o che sia transiente, come abbiamo detto. Di solito sono forme che tendono poi a persistere. Per quanto riguarda il discorso delle LAC, sicuramente non ci deve essere un timore a prioristico sulla questione. Ci sono delle condizioni nelle quali una prima condizione che mi viene in mente è quella legata alle forme elevate di miopia. Nelle miopie elevate sicuramente le LAC rivestono un ruolo la questione della localizzazione, non hanno l'effetto prismatico che hanno le lenti negative di potere elevato, naturalmente vanno a produrre un aumento della dimensione dell'immagine retinica rispetto agli occhiali, anche se bisogna fare poi attenzione agli eventuali astigmatismi, la legge di Knapp e quindi quella che è la differenza quanto concerne l'aniseconia tra una correzione attempiale e una no.
Tuttavia, certo, la LAC non è indispensabile, ci sono alcune problematiche di gestione che sono del bambino, quello non deve esistere. Non sento più. Leggo un 30 minuti di vita. Io Luca non ti sento più, non so se c'è un problema tecnico. Mi sentite bene adesso? Ok, altrimenti facevo reconnect. Ok, qualcuno mi ha chiesto di ripetere. Essenzialmente ci siamo detti che... Okay. Sì, adesso sì. Ok. Ok, ci sei. Sai cosa? Forse è meglio se fai reconnect perché non ti si sente bene. Prova a fare reconnect. Fai reconnect che... Io nel frattempo, mentre Luca si riconnette, Emilia, tu mi senti? Emilia? Io ti sento. Adesso forse Emilia non mi sente, tu mi senti? Ecco, mi senti. Ok, allora, stavo guardando adesso fra le domande sulla destra, che Maria Serena che ci scrive che molto spesso quando noi ortotisti inviamo dei pazienti agli oculisti, ci sentiamo magari rispondere, sono di età inferiore ai 36 mesi, troppo piccolo, torni tra 6 mesi, vuoi dire qualcosa tu? Sì, che assolutamente è una risposta che non può andare bene, o il bambino non collabora, che è normale, è un bambino, quindi sta a noi trovare la chiave di volta per riuscire ad effettuare la visita, i mezzi ci sono, gli strumenti ci sono, assolutamente con il supporto di un videoref dall'altra parte, ma soprattutto della schiascopia e della ciclopegia, noi possiamo sempre effettuare le visite, quindi non possiamo procrastinare le visite solo perché non troviamo personale sanitario formato in maniera specifica nell'oculistica pediatrica e in generale nella pediatrica. Sì, che dopo i 36 mesi c'è qualcosa da aggiungere. Anche tardi, ecco, voglio dire. Quindi assolutamente insistere, che vuoi fare? Insistere. Certo. Ma qualche ok, qualche mese fa io da poco ho prescritto una più 5,50 a un bambino che non aveva neanche un anno, cioè, anche perché assolutamente che è una cosa che bisogna dico spesso, ricordiamoci che oggi i bambini non usano gli occhi come 20 anni fa, come i bambini di 20 anni fa. Quindi, cioè, avere una vista in ordine è diventato, direi, quasi imperativo, è necessario. Vediamo un altro. Ok. Invece, questo direi Luca, perché Michela chiedeva correggere astigmatismi lievi sotto i 30 mesi di età. Tu cosa dici? Astigmatismo lieve sotto i 30 mesi. Allora, il discorso, vorrei utilizzare diciamo qualche numero più preciso in modo da non cadere nel lieve o nell'elevato, diciamo che fino a un anno e mezzo di vita, possiamo non correggere fino ad una diottria e mezzo. Sicuramente astigmatismi che vanno già a superare le diottrie devono essere corretti anche prima di questa fascia d'età. Possiamo correggere dopo i 3 anni qualora l'astigmatismo sia inferiore a una diottria, altrimenti se va a superare una diottria e mezzo o due diottrie addirittura deve essere corretto. Ok. Un'altra domanda si riferisce, siccome sempre Luca, hai parlato di progressione miopica, e adesso si parla molto anche di lenti a contatto per la progressione miopica.
Sì, allora per quanto riguarda questo discorso, come dire, lo rinvierei un attimo perché ci sono degli studi in corso, ci stanno proponendo in questo periodo delle soluzioni che sta sviluppando una casa, ma non ho ancora, come dire, materiale a sufficienza scientifico, parlando proprio come pubblicazioni, come risultati ottenuti, anzi siamo stati contattati da questa... da questa casa, si sta pianificando uno studio, stanno pianificando uno studio la società, la SIOP, e quindi per adesso, come dire, è un poco presto dare già forse delle risposte conclusive, però per quanto riguarda il discorso prevenzione miopica, come accennavo prima, se si va sia sul sito della SIOP che sul sito del West Post, la società mondiale, si troverà questo documento che ha sintetizzato tutto quello che è stato studiato e l'ha separato veramente in una maniera molto chiara in cosa non funziona, cosa potrebbe funzionare e cosa funziona. Quindi si trova l'elenco per tutte queste tre categorie, con tutte le varie metodologie testate. Scusa, Federico, ti levo la parola, perché viene ricordata una cosa che mi piace sottolineare. Sì. Quanto è importante creare una rete tra pediatri, oculisti e ortottisti, che è una cosa di cui noi spesso abbiamo parlato. Come sempre la soluzione sta nella multidisciplinarietà, ecco. Se un problema o una questione viene affrontata da più specialisti, sicuramente si ha una visione più globale, e il che incentiva anche uno scambio di idee, e parlare aiuta tanto. Io credo che i pediatri siano anche un punto nevralgico su cui noi dobbiamo investire parecchio, e mi pare che insomma il tuo evento, Luca, Oftaped, ce lo ha evidenziato molto. Sfondo una porta aperta. Sì, no, io ci credo, tantissimo. Ecco, chi ci ascolta è una cosa da ricordare sempre. Un contatto con il pediatra ci aiuta anche nella gestione sia della prevenzione che delle patologie. Vediamo qualcosa. Sì, anche perché se posso aggiungere una cosa, Emilia, assolutamente la vecchia idea della contrapposizione tra figure deve essere superata, anche perché sono assolutamente complementari. E il pediatra ha una capillarità sul territorio imbattibile e ci aiuta tantissimo nell'individuazione precoce di certe problematiche. Sta a noi creare poi rete, un network, per far sì che tutte le varie figure riescano ad interagire al meglio, stilando dei protocolli, proponendo idee. L'isolamento può funzionare solo in situazioni come queste che stiamo vivendo. Sì, non possiamo pensare che i genitori siano informati. No, anche perché sempre. Io vorrei sottolineare dobbiamo intervenire noi. Cioè, la nostra Costituzione lo enuncia molto chiaramente, la salute è un diritto del cittadino. Non possiamo lasciare che questo diritto venga esercitato a seconda del reddito o del livello culturale. È evidente che è una cosa, la prevenzione, nel nostro caso, la prevenzione alla vista, è una cosa che deve partire dal basso, che deve arrivare... Cioè, deve essere coperto tutto il territorio e tutti i bambini. Cioè, non possiamo aspettare che ci pensino i genitori, perché non funziona così nella salute pubblica, non è questa la prevenzione. Ok. Qui leggo nella chat, adesso stanno arrivando delle grandi domande. Nei casi di cataratta congenita, qui ci chiede Mariella, monolaterale, causa di ambliopia, è preferibile attendere o intervenire chirurgicamente per te? Beh, questa è una domanda un po' complessa sul timing, che immagino bisognerà capire che cataratta è, che densità abbia. Esatto. Cioè, naturalmente bisogna valutare alcuni parametri della cataratta, dimensioni e quant'altro, per capire l'impatto che ha sullo sviluppo della funzione visiva. Diciamo che per grandi linee ci spaventa quella congenita monolaterale, perché può essere una causa molto importante di ambliopia profonda, e quindi laddove ci siano le indicazioni per operare, operiamo il prima possibile, si fa un intervento molto precoce proprio per cercare di limitare quanto più possibile la futura insorgenza di ambliopia.
Quindi sì, è sicuramente uno dei motivi di intervento chirurgico urgente, laddove le dimensioni della cataratta lo richiedano. Ok. Beh, il tempo a nostra disposizione si sta anche esaurendo. Adesso tra un pochino mi sa che dovremmo chiudere perché c'è un webinar a seguire. Ecco, qui leggo adesso una domanda che è arrivata ora. Buonasera, intanto complimenti, grazie. E volevo chiedere se esistono per gli ortottisti linee guida italiane per lo screening e gestione a cui fa riferimento con il grado di evidenza dei test eseguiti. Linee guida italiane per lo screening è stato fatto, credo, un tempo fa qualcosa da un'associazione, ma non ci sono delle linee, cioè non è che si definisce una metodica migliore dell'altra o un'età migliore dell'altra, anche perché insomma è la letteratura e anche il buon senso, sono gli studi più recenti, è il nostro lavoro di tutti i giorni che poi alla fine ci conduce a farci delle idee molto precise su quando è meglio intervenire. Ok, io credo che incida anche, cioè, il target che dovevamo colpire con lo screening, cioè ad esempio se si può fare il visus è considerato generalmente un gold standard, certo. Quindi se siamo in un'età dove il visus è possibile, allora in questo caso è un test ripetibile, è veloce. Noi adesso oggi ci siamo soffermati su una fascia d'età dove magari non è sempre possibile fare un visus attendibile, peraltro in tempi brevi, perché poi dobbiamo pensare che quando facciamo un visus con l'Eva, comunque, data la possibilità di un periodo di addestramento, cioè non è semplice. Però diciamo che se il visus è possibile, tendenzialmente è un gold standard. Cosa ne pensi, Luca? Sì, sicuramente. Noi oggi ci siamo soffermati su quelle che erano tutte le strategie per sopperire alla mancanza di una risposta certa, anche perché poi c'è tutta una fascia d'età in cui magari il bambino ci risponde, ma noi non siamo così sicuri della performance, ecco, della sua risposta che ci ha dato. In questa fascia d'età è fondamentale avere questi strumenti a disposizione, da una parte gli screening che intercettano prima e dall'altra sapere che, torniamo alla domanda del partecipante prima, che del personale esperto in oculistica e in ortottica, ma in ambito pediatrico, può sempre visitare un bambino anche prima, anche se non abbiamo quell'informazione, troveremo il modo di superarla, ma sicuramente poi la precisione, allora, di una risposta precisa e soggettiva è un parametro importante. Diciamo, abbiamo diverse frecce al nostro arco, l'esperienza e la nostra capacità di farci scegliere. Io però ho delle riserve sulla validità del visus. Sai per cosa? Perché io ho tanta esperienza, tra l'altro, che va molto indietro negli anni, quindi quando non c'era altro che fare il cover test e il visus al bambino, ed è non pensare che le risposte sono sempre così affidabili. Innanzitutto perché spesso lo screening si svolge in un contesto, non lo so, in una scuola, in un posto dove ci sono varie fonti distrattive per il bambino. E poi perché arrivata ai 7 decimi, diciamo la verità, bambini di 4 anni, di 5 anni, cominciano anche di 6 anni, cominciano a dire no vabbè non vedo più, quindi anche lì. Sì, anche lì. No, ma infatti dipende molto da che fascia d'età stiamo. Di che fascia d'età stiamo parlando. Li prendi a uno a uno. C'è cioè quello che si vergogna, quello che. Cioè, insomma, non è così semplice. Quindi, diciamo che se io sono molto più. Esatto, bravo. C'è quello che vuole gli occhiali e fa finta di non vedere. Sia una di quelle cose che è più affidabile è farlo in studio. Con i genitori, magari solo uno genitore, se poi esce anche meglio, mettendo un buon rapporto con il bambino, cioè instaurando un buon rapporto con il bambino, e poi via via, insomma, il visus si riesce a quantificare, secondo me. Quindi, benvenga tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione per fare ricorso, sicuramente il miglior risultato noi possiamo avere.
Dobbiamo essere bravi noi a capire quando finisce l'attendibilità e quindi cosa usare e farci trovare pronti. Se no andiamo a trovare qualcuno e passare. Esatto. Qui adesso è arrivata un'altra domanda: su che parametri si basa il programma di screening del videorefrattometro Twin di Adaptica? Beh, diciamo, il videorefrattometro che noi utilizziamo, lo utilizziamo basandoci sui valori che ci fornisce EPOS come risposta di tolleranza, quindi li abbiamo visti in una slide precedente. Ecco, quando ci muoviamo all'interno di determinati intervalli sappiamo se c'è un rischio maggiore di un fattore ambliopigeno o meno, quindi se attribuire un codice rosso o no. Noi ci muoviamo in base a quella letteratura. Credo che abbiamo finito, sai? Sì, direi. Direi che non vedo altre domande. Beh, direi che potremmo allora chiudere. È stato appunto un modo per sentirci ancora vicini e partecipi nonostante questo periodo di pausa. Io spero di rivedervi tutti, anche tante persone che ci hanno seguito al prossimo convegno AMGO, che si dovrebbe tenere a Salerno a dicembre. Adesso vi monitoreremo la situazione, non dobbiamo avere fretta, decideremo poi il da farsi. Nel frattempo, come ho detto all'inizio, c'è ancora tempo per pianificare e progettare iniziative di screening, sempre concordandole con noi, quindi controllate il sito AMGO anche per gli incentivi che diamo. E, peraltro, il sito è comunque un buono strumento per avere un monitoraggio di tutta l'iniziativa. C'è la mail info@amgo.it alla quale potete scrivere per chiedere informazioni, poter aderire ai progetti, anche proporre progetti. Noi, insomma, ci siamo. Quindi ringrazierei Emilia, ringrazierei Luca, tutti coloro che ci hanno ascoltato, Adaptica che ha organizzato questo evento. Alla prossima settimana, perché la SMO la prossima settimana è di nuovo sul web con i nostri incontri. Alla prossima settimana. Allora un invito a seguire, visto che il tempo ai noi in questo periodo a disposizione ne abbiamo, di tempo, sfruttiamolo per la formazione, per una buona formazione e continuiamo a sentirci ciao. In contatto. Ciao ciao. Grazie mille ciao. A tutti.